30.000 studenti pratesi stamani sono tornati in classe tra scuole di infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado. Ad attenderli novità positive come l'incontro con la campionessa olimpica Chiara Tabani, medaglia d'argento per la palla a nuoto alle Olimpiadi di Rio, che ha salutato le classi quarte della scuola primaria Meucci, e negative a cominciare dalla mancanza di spazi per l'indirizzo socio-sanitario del Dagomari, costretto a trasferirsi nei locali del Marconcino a San Paolo, e per il biennio del liceo artistico Brunelleschi di Montemurlo, che in attesa di traslocare nel locale del centro Ventrone a San Giusto a Prato dovrà convivere con il triennio nella sede centrale con turnazione anche pomeridiana. Il liceo musicale Cicognini Rodari invece ha trovato posto in via Galcianese al piano superiore dell'edificio che ospita il Museo di Scienze Planetarie. Stamani all'ingresso in classe il presidente della provincia Matteo Biffoni ha salutato gli studenti di prima, seconda e terza. Se sulle scuole inferiori, diciamo le elementari, le medie, gli asili siamo tutto sommato sotto controllo, sulle superiori siamo a tamponare un problema, vediamo se riusciamo a dare risposte strutturali in questi prossimi mesi. Sorpresa poco piacevole, soprattutto per le famiglie, la partenza sfalsata del servizio mensa. A Prato sarà garantita dal 22 settembre per ogni ordine e grado, a Montemurlo dal 22 settembre per i bambini della scuola dell'infanzia e della primaria, mentre per la media bisognerà attendere ottobre. Sempre a Montemurlo i ragazzi delle medie Salvemini La Pira avranno un orario ridotto a 4 ore per le prossime 2 settimane, in attesa dell'organico pieno. Le cattedre vuote sono ancora 9. Sul fronte dell'edilizia scolastica comunale pratese, a Cafaggio i lavori di ampliamento della primaria inizieranno tra novembre e dicembre. Gli alunni della scuola primaria Ambracecchi di Paperino hanno trovato infissi nuovi nella scuola di via dell'Alloro e un giardino più curato nella sede di via Como. Entrambe le scolaresche hanno ricevuto la visita del sindaco Matteo Biffoni e dell'assessore alla scuola Maria Grazia Ciambellotti, a cui hanno letto poesie e dedicato alcuni striscioni di benvenuto. Sul fronte della popolazione scolastica crescono di circa 150 unità gli studenti delle medie pratesi, si riducono quelli dell'infanzia e sono sostanzialmente stabili quelli della primaria. Stabile anche la percentuale di alunni stranieri, il 30,6% su un totale di circa 20.000 alunni delle scuole di infanzia, primarie e medie. Quello che noi vogliamo fin dalla scuola elementare, fin dalla scuola primaria, un'attenzione all'integrazione, per cui noi abbiamo messo in atto un modello che, lo dico con orgoglio, l'orgoglio dei nostri docenti, è guardato con attenzione dal Ministero. Chi la prende sempre con leggerezza sono le pagliette del Buzzi, che come ogni primo giorno di scuola stamani hanno fatto visita in comune.